Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco MAG 2, compressa effervescente Opella Health Care Italy SRL ultimo aggiornamento 2 settembre 2022. Cos'è MAG 2, compressa effervescente? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere MAG 2, compressa effervescente durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è MAG 2, compressa effervescente? MAG 2, compressa effervescente, è un farmaco a base del principio attivo magnesio pidolato, appartenente alla categoria degli deprimenti del sistema nervoso e nello specifico magnesio. È commercializzato in Italia dall'azienda Opella Health Care Italy SRL. MAG 2, compressa effervescente, può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni MAG 2 225G20 compresse effervescenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Opella Health Care Italy SRL. Ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo magnesio pidolato. Gruppo terapeutico deprimenti del sistema nervoso. Forma farmaceutica compressa effervescente. Indicazioni stati carenziali di magnesio. Posologia solo per adulti. 2 compresse effervescenti al giorno. Popolazione pediatrica. Nei bambini, la posologia potrà essere stabilita dal medico previamente consultato. Attenzione! Usare solo per brevi periodi di trattamento. Istruzioni per l'uso. Sciogliere una compressa effervescente in acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave insufficienza renale, clearance della creatinina inferiore a 30 mL/min. Da non somministrare nei soggetti sottoposti a terapia digitalica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: in caso di concomitante carenza di calcio, la carenza di magnesio deve essere corretta prima di somministrare calcio supplementare. In pazienti con insufficienza renale moderata è necessario ridurre la posologia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: in caso di trattamento concomitante con tetracicline per via orale, la somministrazione di MAG 2 deve essere ritardata di almeno 3 ore. I chinoloni devono essere somministrati almeno 2 ore prima, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere MAG 2, compressa effervescente durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere MAG 2, compressa effervescente durante la gravidanza e l'allattamento? Sono disponibili dati limitati sull'uso di MAG 2 in donne in gravidanza. Tuttavia, non è possibile trarre conclusioni sul fatto che l'uso di MAG 2 sia sicuro durante la gravidanza. MAG 2 può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: nessuna raccomandazione particolare. Effetti indesiderati: la seguente convenzione è stata utilizzata per la classificazione degli effetti indesiderati. Molto comune è un decimo. Comune è un centesimo e un centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: segni e sintomi. Il sovradosaggio di magnesio orale non induce, in generale, reazioni tossiche in presenza di una normale funzione renale. L'avvelenamento da magnesio può tuttavia svilupparsi in caso di grave insufficienza renale. L'effetto tossico dipende principalmente dai livelli sierici di magnesio e i segni sono i seguenti: calo della pressione sanguigna, nausea, vomito, depressione del sistema nervoso centrale, diminuzione dei riflessi, anomalie nell'ECG, EG, disturbi del ritmo cardiaco, insorgenza di depressione respiratoria, coma, arresto cardiaco, paralisi respiratoria, sindrome anurica e disturbi della trasmissione neuromuscolare. Terapia: il trattamento deve prevedere reidratazione con ripristino di una diuresi abbondante o diuresi forzata. In presenza di insufficienza renale è necessaria l'emodialisi o la dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Integratori minerali, codice ATC A12CC08.
la somministrazione di MA2, grazie alla pronta disponibilità del magnesio, assicurata dall'anione acido pidolico, fattore che favorisce l'ingresso del magnesio nella cellula, consente, proprietà farmacocinetiche assorbimento. L'assorbimento orale del magnesio avviene lungo tutto il tratto intestinale, con una netta prevalenza a livello del duodeno, e non supera il 50% della dose somministrata. Distribuzione nell'uomo. La, dati preclinici di sicurezza tossicità acuta. Nel topo la DL50 è risultata superiore a 10 g/kg/OS, 1 g/kg/IP e di circa 0,340 g/kg/EV. Nel ratto la DL50 è risultata superiore a 15 g/kg/OS. Elenco degli eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio carbonato anidro, aroma limone, aroma arancia, acesulfame potassico, silice colloidale anidra. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di MAG, 2, compressa effervescente a base di magnesio pidolato sono MAG, 2, granulato, Solumag, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.